essere qua a Bologna appunto è stato un lancio sul trampolino nuovo per me. Sono venuta qua apposta perché sapevo ed ero convinta che era il posto giusto, nel momento giusto per esplodere e per tornare o comunque a far vedere quello che non sono mai riuscita a dimostrare. Volevo provare a giocare calcio all'estero. E sapevo già dall'inizio cosa si deve fare e l'abbiamo fatto alla fine. Un pareggio all'esordio e poi 25 vittorie consecutive, fino alla vittoria del campionato, dominato dalla prima all'ultima giornata. È l'anno del Bologna calcio femminile e della sua promozione in Serie B. Con 114 reti segnate, solo 26 subite, il miglior attacco, la miglior difesa e la capocannoniera del torneo. Il finale di stagione di queste ragazze, vissuto dall'interno, racconta i vari perché di questo successo. Diciamo che l'andata ci siamo portate a casa più punti possibili, tranne due che li abbiamo persi a inizio stagione, la prima partita. A fine andata posso dire che è stato il momento più importante per essere consapevoli di quello che potevamo portarci a casa a fine campionato. Quando sono venuta qua, prima queste cose non ho mai visto, non ho mai vissuto in un club. Quindi è stato tutto una novità per me, ma comunque un orgoglio di poter essere qua. Siamo riusciti a conquistare la Serie B appunto grazie a una continua fame, determinazione e voglia di far vedere che il Bologna è più forte di qualsiasi altra squadra del girone. E qua si può solo che migliorare, non si potrà mai peggiorare. Il traguardo mio più importante è stato approdare qua a Bologna, che è una società con il maschile dietro, dove posso fare quello che ho sempre voluto fare, cioè giocare a calcio come lavoro. Sì, ho iniziato a giocare a calcio appunto giù in cortile con i miei fratelli, io ho un fratello più grande di 4 anni e un gemello. E fortunatamente vivo in mezzo alla campagna, quindi ho anche avuto molto spazio per poter distruggere un po' tutto col pallone e non solo la casa. Ora, grazie anche ai miei fratelli soprattutto, che mi sostengono e sono i primi a incitarmi e dirmi di non mollare o di credere dove posso arrivare, sono i primi che credono soprattutto più di me fin dove posso arrivare e credono molto più di me nelle mie qualità e nelle mie potenzialità. Io ricordo benissimo quando avevo dai 10 ai 13 anni che appunto giocavo in una squadra di maschi. Ero come loro, cioè nel senso non c'era nessuna differenza. Una cosa è stata sicuramente giocare per la nazionale. E poi segnare per la nazionale. Diciamo che ho fatto abbastanza bene, dai. Ho iniziato con calcio un po' tardi, con 15 anni. Allora il mio papà ha giocato calcio come giovane e quindi già da sempre ho avuto questa passione per calcio. È solo che dove abito io, in Slovenia, è una città piccola dove non ci sono le squadre di calcio, neanche i maschi. Quindi è stato impossibile per me giocare calcio prima. E poi quando sono andata a fare superiore, fuori della mia città, lì è stata anche la squadra femminile e poi ho iniziato lì. Sappiamo chi siamo. E ci sono da fare 90 minuti e da vincere. Punto. Campionato è in tasca. Oggi si gioca per noi. Divertite. Ok? Da squadra. No, in realtà era un giochino che abbiamo fatto in ritiro pre-stagione
con tutta la squadra, tutto lo staff, e praticamente ogni giocatrice o comunque ogni componente dello staff doveva scrivere su un bigliettino cosa faccio se vinciamo il campionato. Allora, uno è tipo che mi faccio... No, ma sono banali, non è... Cioè... Ma io sono una ragazza molto sobria, quindi sono andata leggera, nel senso che non mi piace camminare, eppure farò il giro del lago di Garda a piedi. Ok, mi faccio orecchini, si chiamano orecchini. Forse il tatuaggio, insieme ad altri due componenti. Una cosa con i capelli, ma non credo che sarà... Proprio curioso, eh? No, non posso dirlo, ma ammazza. Una volta raggiunta la Serie B col Bologna mi aspetto solo cose ancora più in grande, nel senso che, appunto, lo ripeterò sempre qua, si può fare sempre meglio, e io non vedo l'ora di, io come tutte le altre giocatrici, non vediamo l'ora di affrontare questa Serie B con questa enorme società. Qua ci sentiamo davvero bene e non possiamo che ricambiare quello che ci dà Bologna. Prima non avevo il coraggio di sognare quello che adesso posso sognare. È come se adesso io rivivessi una seconda giovinezza. Valentina Petrillo è la prima atleta transgender a correre tra le donne con la maglia della nazionale italiana in una competizione internazionale. La sua corsa e il suo sogno sono raccontati in un documentario con la regia di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, prodotto da Ethnos e realizzato con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission. Vediamo il trailer di 5 Nanomoli. Gentile Fispes, mi chiamo Fabrizio Petrillo e sono un atleta ipovedente. Categoria T12. Da 3 anni faccio atletica leggera con passione ed anche con qualche piccola soddisfazione. La mia vita è ad una svolta. Ho deciso infatti di intraprendere, dopo anni di disagi e sofferenza, un percorso di transizione verso il genere percepito, quello femminile. Nel mio percorso di transizione vorrei continuare a fare sport a livelli agonistici, come ho sempre fatto, e sto prendendo informazioni sulle modalità previste nel caso di atleti transessuali transgender. Cordialmente, Valentina. La mia scelta è una scelta difficile, è una scelta che mi costa. A Padova sarà un giorno importante. Gareggio con gli uomini, spero che sia l'ultima volta che gareggio con gli uomini. Ora il sogno di un'altra donna, Valentina Petrillo, velocista, ipovedente, bolognese d'adozione, è la prima transgender ammessa a una gara ufficiale tra le donne. 87 campionessa italiana. Corsia 3, Valentina Petrillo, bravissima, va a mettere tutto in fila, le favorite. Lei, quando era lui? Valentina, 46 anni, avrebbe già... Perché mi devono chiamare e presentare fin da subito come la Valentina, virgola, che si chiamava Fabrizio? Cioè, la mia preoccupazione sono i media. Signore e signori, è un immenso onore avere qua la prima atleta trans a indossare la maglia della nazionale italiana. Signore e signori, Valentina Petrillo! Io sono già a Tokyo. Io sono già a Tokyo, lo so che tutto questo è... un po' presuntuoso da parte mia, non mi vedo già sui blocchi di partenza, per me Tokyo è già lì.